Non tradisce le attese la Coppa San Vito, una delle classiche del ciclismo friulano, una delle ultime gare a livello under 23 del territorio italiano in una stagione complicata come il Due Avvinamenti, e al termine di una prova spettacolare, tornata a premiare per il terzo anno consecutivo un'alfiere del Cycling Team Friuli. Ad aggiudicarsi la prova pordenonese, che metteva in palio anche il titolo di campione regionale friulano, è stato il bellunese Andrea Pietro Bon, che ha conquistato così il primo successo della sua stagione. L'ultima gara in linea del 2020 è stata decisa da una fuga composta da una ventina di unità con il gruppo che, con il passare dei chilometri, ha alzato progressivamente bandiera bianca. Negli scatti che si sono succeduti nel finale di gara, Andrea Pietro Bon ha centrato il momento giusto per involarsi in solitaria verso il traguardo e conquistare così un'altra grande vittoria per il team friulano, che può mettere in bacheca quindi anche la casacca di campione regionale, oltre a quella di campione italiano under 23 conquistata da Giovanni Aleotti e di campione italiano assoluto di inseguimento su pista di Jonathan Milan, che è anche il campione a cronometro under 23. Andrea Pietro Bon, l'ultima gara dell'anno, il tuo graffio in fuga da finisher, perfetto, complimenti. Raccontaci un po' la gara e le sensazioni di adesso, le emozioni di adesso. Emozioni indescrivibili perché era da tantissimo che non vincevo, avevo vinto al primo anno e ormai sono già terzo. Gara è andata benissimo. Siamo andati via in fuga, saremmo stati una ventina. Dopo, nel finale, il mio direttore sportivo mi ha detto: provaci, stavo molto bene. E ho provato, penso, non so, mancavano 20-25 km. E fino all'arrivo ho spinto, bellissimo. Sì, teoricamente dovremmo correre anche domenica prossima l'italiano crono squadre se lo fanno, però in caso, anche se non lo fanno, dai, finire così è perfetto. Devo ringraziare anche la mia squadra perché sono stati veramente impeccabili tutti, bravissimi. L'anno prossimo è il mio ultimo anno da under 23, quindi devo provare a passare professionista e ci proverò con la mia squadra. Abbiamo un bel progetto e devo ringraziarli tanto perché mi hanno fatto crescere tantissimo.
La famiglia Bagnarol a supporto della 81esima Coppa Città di San Vito. La Coppa San Vito è una coppa, è una gara antica, di grande fascino, di grande spessore, e immagino che voi siate orgogliosi di poter essere al supporto di questa iniziativa. Sì, buongiorno a tutti, questa è per la nostra azienda la seconda edizione, è la 81esima edizione. Avevamo già dato disponibilità l'anno scorso, che è stata un ottimo evento per San Vito, per tutta la popolazione, e siamo contenti di poter continuare questa manifestazione nella nostra location qui aziendale. E niente, speriamo di poter continuare, che finisca tutta questa pandemia, questo disastro che sta succedendo, e Siamo positivi per il futuro. Grazie a tutti e buona continuazione. Grazie. 81esima Coppa San Vito, corsa storica che alla fine dà sempre lustro anche a questa località. Sindaco, ci conferma una San Vito, una tappa per velocisti. Beh, direi che in ogni caso è una classica ormai a tutti gli effetti regionale. Poi quest'anno c'è la bellissima novità che davvero ha dato motivo di poter ammirare San Vito, le sue strade, avendo incluso la circonvallazione nel percorso, nei 138 chilometri che sono stati da parte dei corridori compiuti. E poi devo dire che è veramente bello vedere questa finale così appassionato, che esalta ancora di più una corsa come quella della 81esima Coppa San Vito. Io penso che questo confermi la vocazione del nostro territorio al ciclismo e conferma la grande tradizione popolare ciclistica del nostro territorio. E Sindaco, penso proprio che gli appassionati di ciclismo debbano ringraziarla e ringraziare San Vito, perché quest'anno, oltre a questa corsa, c'è stata anche la partenza di una tappa del Giro del Friuli Venezia Giulia del 23, quindi alla fine di impegno ne mettete sempre tanto, è giusto riconoscerlo. Sì, noi siamo, vorrei dire, vocati al ciclismo, e ci fa piacere che anche grandi corse come quella che l'hai citato, come due anni fa il Giro d'Italia, si siano, diciamo così, avveduti di San Vito. Ci auguriamo che questo possa proseguire anche nei prossimi anni per confermare e sostenere questo nostro attenzione e sostegno a questo grande sport popolare. Vino De Candido, commissario tecnico della Nazionale Juniores alla Coppa San Vito. Alla fine ha vinto Pietro Bon, che forse velocista non è, però ha fatto un'azione da finisher degna della sua squadra, del San Clinin Friuli, che ha queste caratteristiche. Cosa ne pensi? Ma sicuramente Pietro Bon ha fatto una bellissima azione, però io dico, non è possibile che 5-6 corridori dietro, un altro gruppettino dietro, non riescano a entrare su un corridore così, anche perché non è uscito l'ultimo chilometro, è arrivato, è stato fuori un bel po'. Pertanto c'è da dire che c'è, così mi pare, un po' di lassamento in finale di stagione da parte di tutti i corridori, anche perché ho visto che sono partiti una novantina e sono arrivati 15 corridori. No, non è possibile. Il corridore, se si impegna a correre, deve farlo, portare alla fine le corse. Rino, adesso si va al campionato italiano con una squadra e poi si chiude la stagione. Ne parlavamo anche qualche giorno fa. Diciamo che sono state poche le occasioni per i ragazzi di mettersi in luce. Forse proprio sotto questo punto di vista è un'occasione persa anche questa per tanti di loro, vero? Ma certamente quest'anno è stata fatta un'annata, un quarto rispetto a quello che erano le solite annate, perché abbiamo iniziato a fine agosto, pertanto agosto, settembre, ottobre, novembre, ma questo per dire che tutti quelli che c'erano avrebbero potuto sicuramente dimostrare il più possibile di mettersi in evidenza e non diciamo così. Ma io ho la sensazione che esista una mentalità sbagliata a livello giovanile, parlo già dalle categorie allievi, juniores, che c'è questa volontà di essere poco attivi alle corse, di aver paura a prendere vento in faccia, di aver paura a fare delle fughe.
e di conseguenza se le portano dietro durante tutti gli anni dopo. E secondo me invece vediamo che, guardiamo il Giro d'Italia, che chi è davanti? Tutti gli stranieri, tutti quelli che vogliono, che hanno voglia di vincere, che hanno voglia di mettersi in evidenza, che sono là davanti per vincere. E probabilmente sta mancando questa mentalità. San Vito Tagliamento, Spo ciclismo, quest'anno è un binomio che ha funzionato benissimo. Prima il Giro del Friuli Venezia Giulia Under 23, San Vito tappa di partenza, e oggi l'81esima Coppa San Vito si è confermata, al di là dei problemi, una corsa storica per il ciclismo regionale e nazionale. Assessore, commento. Assolutamente, San Vito accoglie sempre con dovuta attenzione queste corse e queste gare. Siamo una cittadina che ama lo sport in tutte le sue forme e lo dimostra la cittadinanza che è sempre presente e numerosa a queste edizioni. Questa 81esima corsa l'abbiamo fortemente sostenuta come amministrazione comunale, abbiamo ritenuto di dare anche un consistente contributo, perché in questi tempi le associazioni stanno molto soffrendo ed è compito principale del comune e delle amministrazioni sostenere questi sodalizi che si impegnano veramente con tanta passione, e noi lo vediamo e ne siamo orgogliosi. No, ciclismo no, però la mia lo sono diventata, la mia esperienza politica e amministrativa mi ha fatto conoscere le numerose realtà che ci sono qui a San Vito. Il ciclismo è stata una scoperta per me, anche vedere moltissime ragazze che si impegnano, essendo io una donna faccio un po' di parte questa considerazione, è uno sport anche femminile che sta coinvolgendo e si vede la determinazione di queste ragazze, e a me fa molto molto piacere.
Albano, finita anche la 81esima Coppa San Vito, considerazioni e soprattutto un commento sull'impegno di tutte le persone per organizzare questo tipo di manifestazione. L'impegno delle persone per organizzarla è stato stupendo, perché un po' meno l'impegno dei corridori, perché una buona parte ha battuto la fiacca, insomma non è piacevole avere... Purtroppo sono cose che succedono, non è la prima volta, neanche è così, purtroppo è giusto fermarli perché abbiamo un traffico enorme, è giusto, se no la gente protesta, ed è giusto così. Allora dai, valorizziamo però le persone che hanno lavorato dietro per fare sì di allestire in questo periodo, con tutte queste difficoltà, una coppa di questo tipo. Sì, naturalmente dobbiamo ringraziare il signor sindaco che ci ha voluto... Ha voluto farla, insomma io non ero propenso di farla, ma lui ha insistito tanto, poi sono arrivate mille difficoltà per i problemi Covid, tutte per le, ma insomma siamo riusciti a completarla e è venuta una bella manifestazione, penso. Alla fine ha vinto Pietro Bon, voglio dire, sempre in Team Friuli, sempre più o meno rimane in casa la vittoria, che tipo di soddisfazione da questo punto di vista? Bon, io sono più che contento che abbia vinto un corridore che corre, non è friulano, ma corre per una società friulana dell'amico Bressan, e praticamente sono più che felice, è un paio d'anni che vincono loro ed è giù, va bene così insomma.